Alcune considerazioni sul Dipartimento Esteri o Forum Esteri del PD. Attualmente guidato da Piero Fassino con la collaborazione di Lapo Pistelli, responsabile delle relazioni internazionali, di Sandro Gozi, che è responsabile dei rapporti con l'Europa, ed è indubbiamente uno dei lati più positivi del Partito Democratico, uno dei dipartimenti più efficienti, oltre a essere più importante storicamente e funzionalmente. Quindi un aspetto non secondario dell'organizzazione, della vita del Partito Democratico e dello sviluppo futuro del Partito Democratico. Piero Fassino ha cercato di riportare alla libertà Aung San Suu Kyi, però l'impresa era palesemente impossibile, vista la dittatura attualmente presente in quella nazione del sud-est asiatico, dittatura ispirata dai cinesi. Pierluigi Bersani è andato alla fonte del problema, è andato a prendere il toro per le corna trattando direttamente coi cinesi, ovviamente perché ha trovato dei cinesi relativamente più buoni, perché si è parlato di economia, si è parlato di interscambio con l'Italia, interscambio culturale, in un momento in cui l'Italia è ben presente a Shanghai e in Cina per la fiera internazionale del commercio estero, e quindi ci sono oggettivamente delle buone relazioni anche da un punto di vista commerciale che si stanno sviluppando, tanto che una delegazione di imprenditori italiani è venuta in Cina guidata da Marcegaglia e viceversa una delegazione di imprenditori cinesi guidata da un componente del comitato centrale del partito al governo in Cina è venuta in Italia. Tutto questo è un dato positivo, però purtroppo si sono messe fra parentesi, o perlomeno si sono tenuti in ombra, gli aspetti più delicati. Quel giorno, anche a Roma, in cui Lapo Pistelli stava in un angolo e Bersani brindava con i cinesi, non credo che stessero brindando purtroppo alla riconquistata libertà democratica in Cina, alla fine del Partito Unico in Cina, alla fine dei gestori di telefonia unici in Cina o alla fine delle censure al web in Cina, alla fine della situazione di Piazza Tiananmen, i dirigenti cinesi sono ancora gli stessi in gran parte di Piazza Tiananmen, al ritrovata democrazia non soltanto economica ma soprattutto politica cinese. Qual è il rischio da evitare in Cina? Il rischio da evitare in Cina, e l'ho evidenziato anche in un video che ho fatto per Udem, per la TV di Udem ieri, è il ripetersi nel XXI secolo della situazione post-weimariana in Germania. Cosa significa? Lo spiego in modo che sia comprensibile a tutti e non da filosofo teoretico. Significa, se crolla l'economia cinese andando a rimorchio di quella americana e a seguito di un crollo di quella americana, si ripete la stessa situazione del rapporto negativissimo tra Wall Street e l'economia tedesca nel 1929. Cosa significa? Significa che questa doppia crisi americana-tedesca allora, americano-cinese ora, può produrre un nuovo Hitler nel XXI secolo. Quindi un nuovo tiranno, il Gog e Magog dell'Apocalisse, magari non in questi termini esagerati, ma certamente un nuovo tiranno pericoloso, un nuovo Stalin in Cina. Cioè un militare che da quella parte venga qui, credendosi un nuovo Napoleone, distruggendo l'Europa, fucilando il Papa, mettendo a ferro e fuoco Roma e l'Europa per saccheggiarla, insieme agli islamici, e creando appunto un califfato in Europa. Tutto quello, un califfato di Al-Qaeda, talebano, è diretto da lo stesso Bin Laden o da nuovi Bin Laden. Sono delle cose francamente allucinanti, che speriamo che non si verifichino mai, ma pensarci e prevenirle, evitarle in modo assoluto e non con le chiacchiere, ma ragionando, dialogando, favorendo l'Islam moderato, favorendo i cinesi moderati, favorendo un'evoluzione dal Partito Comunista Cinese in un Partito Democratico Cinese, favorendo l'evoluzione della Cina, di Taiwan in due democrazie alleate, poi fuse fra loro pacificamente, senza passare per una terza e una quarta guerra mondiale, favorire la Russia come potenza di pace e che non sia mai più in guerra con l'Europa né con altre parti del mondo né con l'America, favorire il fatto che l'Iran diventi una democrazia in modo definitivo e non una democrazia teocratica, ma una democrazia vera, favorire una Corea unita e una Corea pacifica e che non sia più in guerra o in polemica né con gli Stati Uniti né con il Giappone né con altre parti del mondo, ma anzi in pace con il resto del mondo. Fare una pace in Palestina definitiva e senza passare per nuovi olocausti o per nuove persecuzioni o per nuove repressioni né da parte degli ebrei verso i palestinesi né da parte dei palestinesi nei riguardi dello Stato israeliano o da parte degli islamici verso lo Stato israeliano. Questi sono i punti forgianti e fondanti di una politica estera seria del PD. Sono delle prospettive enormi, ma delle prospettive che sono realizzabili, sono fattibili, non soltanto attraverso il futuro governo del Partito Democratico, del nostro partito,
E quindi non soltanto attraverso l'impegno personale, l'impegno del partito, l'impegno dei politici del Partito Democratico, ma anche e soprattutto ragionando in termini culturali e in termini politici per attuare delle linee politiche di questo genere, fare sì che non siano soltanto dichiarative o demagogiche o strumentali e quindi lasciano il tempo che trovino. Si tratta poi di affrontare anche i problemi dell'Africa, problemi altrettanto enormi. Si è passati da un'Africa terra di dittature, terra di fame, a un'Africa che si sta evolvendo in direzione di un'Unione Africana, in direzione gradualmente della democrazia in modo simmetrico all'altra sponda dell'Oceano Atlantico e quindi in modo simmetrico rispetto al Sud America, allontanandosi dalle dittature in vista della democrazia, allontanandosi da monarchie tribali in vista di repubbliche, di forme repubblicane più evolute, allontanandosi dall'ignoranza tribale, dai culti tribali in virtù e verso, in direzione della cultura evoluta, non una cultura di matrice occidentale o mutuata dall'Europa, ma una cultura africana più evoluta, così come dall'altra parte una cultura sudamericana più evoluta, non una cultura mutuata dai paesi ispanici e quindi dalla Spagna e dal Portogallo e quindi di stampo neocoloniale. Tutto questo è molto importante e tutto questo si ripercuote anche in un'altra zona del mondo, anche in Oceania. In che senso? Nel senso che anche l'Oceania si sta affrancando finalmente dal Commonwealth, è un discorso che vale anche per il Canada, dal lato opposto del pianeta, paesi che stanno finalmente uscendo da una logica di tipo monarchico, di monarchia allargata e sono completamente anacronistici, e mentre la Gran Bretagna spessa si avvia a diventare una repubblica, in pratica William Windsor sarà l'ultimo re, prima di una repubblica, in sostanza una repubblica definitiva in Gran Bretagna. Anche i paesi del Commonwealth a loro volta si stanno forgiando in forma di repubblica, in forma di democrazia e in forma di democrazia parlamentare, non banalmente assembleare. Tutto questo mentre da noi purtroppo si vive tuttora in un regime di stampo neoperonista, basato sul consenso, dove Berlusconi è un perone italiano attuale e non si riesce ad andare oltre questa stasi, se non formando da un lato un partito leghista che sembra un nuovo neopartito nazionalista fascista, e questo sarebbe un disastro, oppure in senso opposto un partito finiano patriottico, ma che rischia di essere minimalista rispetto a una maggioranza leghista o una maggioranza qualunque. Conquista, xenofoba, razzista, integralista e che ha degli ideali ben poco democratici. Questi sono dei pericoli seri. A questi poi si aggiunga l'avanzare delle destre estreme in Europa, ma il vero pericolo non è l'avanzare delle destre estreme, ma l'avanzare della xenofobia, distinti tribali, distinti che vengono appunto dalla pancia, come si suol dire, cioè distinti violenti, quegli istinti violenti che vanno repressi non con altra violenza, con una repressione militare o di polizia, ma semplicemente convincendo quelle persone pacificamente a ritornare a idee più equilibrate, non più moderate, semplicemente più equilibrate, più ragionevoli e più razionali, perché lo sviluppo dell'Europa, così come lo sviluppo del mondo, deve passare attraverso la ragione, attraverso la razionalità, non può passare attraverso gli istinti, peggio ancora i bassi istinti, o attraverso l'uso indiscriminato della violenza. Io sto cercando di creare, insomma, un governo che risponda a chi protesta o chi chiede qualcosa, non con la famosa brioche di Maria Antonietta, o con i manganelli, come si usa fare, mandando polizia o mandando militari, ma risolvendo i problemi, trattando con le persone, andando incontro alle persone, a dialogare con le persone e a partire da questo facendo attraverso tavoli di trattativa proposte concrete che si traducano in legge. E questo vale anche a livello europeo, a livello mondiale, non solo nelle interazioni tra il nostro governo e tra il Partito Democratico e gli altri partiti del mondo, e non soltanto quelli democratici, ma tutti. Ma anche, e questo in vista anche della creazione di un nuovo libro mondiale, di una nuova coalizione mondiale che già è nei fatti, basta pensare a Obama in America, a Zapatero in Spagna, a Lula in Brasile, ai tanti partiti e governi progressisti, al premier giapponese amico di Prodi e dell'Ulivo mondiale, e ancora al governo laburista australiano, alle forme di governo moderato che si stanno creando in Europa e che non sono forme di governo progressiste. Basta pensare ai governi di Cameron e Clegg, che non sono governi estremisti di destra, sono governi moderati e in questo vanno valorizzati in direzione di un riformismo possibile, di un'alleanza possibile verso una politica riformista, riformatrice anche in quei paesi, perché evolvono appunto in direzione liberale e non in direzione conservatrice o peggio integralista e isolazionista. E questo vale anche per gli Stati Uniti, dove al periodo controverso di Bush sta seguendo un periodo di difficile tentativo di riforma da parte di Obama che è costretto a navigare controcorrente tuttora, così